Bene ragazzi, adesso riavvolgiamo un attimo il nastro e cerchiamo di capire dove siamo, cosa stiamo facendo e perché c'è una sfida tra me e Vittorino. Intanto siamo a Bienne, in Svizzera, quindi nella patria dell'orologeria, dove scopriremo il Museo Omega e tutte le rarità che sono possedute all'interno di queste mura. Abbiamo avuto il piacere di incontrare due persone molto importanti per il marchio e che scoprirete nel corso del video, ma dobbiamo fare un altro passo indietro. Perché una staffetta all'interno del museo? Beh, dovete sapere che Omega è cronometrista ufficiale delle Olimpiadi dal 1932. Detto ciò, ripartiamo. Persone importanti che abbiamo avuto il piacere di incontrare è proprio il presidente di Omega, Reinald Ashleman, che si è fermato con noi per scambiare alcune parole sulla storia del marchio e qualche aneddoto oltre che qualche risata. Buongiorno. So let's celebrate. We're emotional, but we are one vision, strategies. You know, if you think about Moonwatch, you know, we had 1861, first Moonwatch, the most iconic watch. Omega, we have so much value for what we want. We are straight to people. So, with my colleagues, I first wanted the 321. Like, that's the caliber of the chronograph. That's the most incredible caliber chronograph. We redid it. I wanted 3861. And in the meantime, we worked on the Speedmaster. We worked on Speedy Tuesday. We worked on many limited edition. So as long as we had 1861, we were working on limited edition to put spotlight. And now we have 3861. And why? We haven't done any Porsche limited edition, anything. Because now this is the whole story. And for me, it's very important to have this explanation. And then Moonswatch can come. Only then. Because we are here with Swatch, with Omega. And Moonswatch come here. Because we have so many things to say to. We're not just a brand. You know, we have content. I'm wearing the Ultra Deep. Wow. Yeah. It's amazing product, and I think that it was it's something also I wanted since very long, to have an Omega watch that has this technology. We worked a lot. Aquaterra, Seamaster 300 meter, James Bond was an amazing success still today. And then Planet Ocean was a bit the one that had a bit less of success. And I needed in the Planet Ocean a bit like the 321. So we said, let's go. We have this watch from Victor Vescovo, which went to the depths. So I said, let's make it a watch that we can wear, but it is a risk, it's a sign of our technology. 6,000 watt meter waterproof, no helium valve, so the whole technology is here. And the new Omega steel that looks so good. So I saw blue. The thickness is crazy. This is a watch. Enjoy. Nice to meet you. A questo punto abbiamo avuto il piacere di incontrare la seconda persona chiave di questa visita, che è il direttore del brand heritage di Omega, Petros Protopapas. Con lui abbiamo avuto modo di toccare con mano alcuni pezzi vintage del museo e di scoprire l'ispirazione dietro la collezione Chronoscope di Omega che è stata presentata qualche tempo fa. Io vi lascio qui sopra il link dell'intervista completa. Allora ragazzi, oggi all'inizio doveva essere una normale visita al museo, poi stamattina con Fabri ci siamo svegliati e abbiamo visto che non eravamo d'accordo su chi dovesse fare la guida per questa vostra visita. Quindi ci batteremo in puro stile olimpico ai blocchi di partenza e con il photo finish di Omega. Venite con me che andiamo a prepararci.
Beh ragazzi, ho vinto io la gara, quindi sarò la vostra guida per oggi. Partiamo dal 1848 in questo bracciale Omega che si estende per tutta la lunghezza del museo e parte appunto dalle prime origini del marchio arrivando fino ai giorni nostri. Come ci diceva Pietro ieri, Omega, il nome Omega nasce nel 1894 con la creazione del calibro Omega, calibro 19. Il 1894 non è solamente importante per Omega per la nascita appunto di questo nome, ma è anche importante a livello di orologeria, perché nacque il calibro 19 Lines, che era estremamente accurato per l'epoca e facile da riparare, una cosa non scontata. Ovviamente nella timeline ci sono tutta una serie di pietre miliari per Omega, ma nel 1900 nacque il primo orologio da polso per il marchio. Appunto ci sono delle tracce nel 1899 dei primi orologi creati appositamente per il polso. Facendo un salto in avanti dal 1900 al 1932 abbiamo il primo orologio subacqueo della storia, l'Omega Marine. All'epoca le maison di orologeria cercavano di creare degli orologi dust proof, quindi antipolvere potremmo dire, e non sapevano di aver creato allo stesso tempo un orologio waterproof. Tra il 1936 e il 1939 circa, Omega si focalizza particolarmente sulla precisione, vincendo diverse competizioni e creando l'orologio da polso più accurato mai esaminato dall'Osservatorio di Ginevra. Il 1957, come saprete, è un anno molto importante per la Maison. Abbiamo infatti la cosiddetta trilogia. La trilogia è composta da tre orologi, appunto, che sono il Railmaster, lo Speedmaster e il Seamaster. Ognuno di questi erano orologi professionali e ognuno di questi aveva delle caratteristiche che li rendeva molto all'avanguardia per l'epoca. Il Railmaster, ad esempio, era il primo orologio in commercio in grado di resistere a campi magnetici di circa 1000 Gauss. Lo Speedmaster non ha bisogno di grandi introduzioni. Come saprete, tra il 1957 e il 1969 sono stati fatti diversi test per la NASA che lo definirono l'orologio perfetto per l'esplorazione spaziale. Quindi passando dallo spazio invece alle profondità dell'oceano abbiamo il Seamaster 300, che è l'orologio creato per l'esplorazione marina. In questa ultima parte abbiamo due orologi importantissimi, sia per Omega che per la storia in generale. Abbiamo infatti l'orologio di Kennedy, che indossava al suo polso in diverse foto anche nel giorno della sua elezione, e poi abbiamo l'orologio di Elvis. Gli orologi sono entrambi importantissimi, ma quello di Elvis è particolarmente importante perché fu l'orologio più costoso mai venduto all'asta negli ultimi anni per Omega, prima di essere stato battuto da uno Speedmaster acquistato sempre dal Museo Omega per circa 3 milioni di franchi. Poi parliamo di aviazione, quindi con il Flightmaster, Omega ha creato diversi orologi da cockpit per il Concorde e abbiamo qui poi uno degli Flightmaster più rari, realizzato in oro. In questa timeline c'è un orologio particolarmente importante per noi italiani, che è il Ploprof. Ploprof è un orologio molto tecnico, da immersione, che è passato alla storia per il nostro paese non tanto per un'immersione vera e propria, ma più per Gianni Agnelli, che non lo indossava sopra una muta, ma bensì su il polsino della propria camicia. Dall'aviazione torniamo sullo spazio. Qua abbiamo una strumentazione usata nelle missioni Apollo ed è l'unico, a quanto sappiamo, ad essere al di fuori degli Stati Uniti. Questo è stato prestato dalla NASA direttamente al Museo Omega per appunto essere esposto nel loro museo. Adesso proverò a salvare gli astronauti dell'Apollo 13. Quasi. Safe landing. Qua abbiamo infine uno degli orologi più importanti della storia moderna di Omega, che è l'Ultra Deep, utilizzato da Victor Vescovo per la spedizione nel punto più profondo della Terra. Poi l'ultimo orologio di questo bracciale con la timeline della storia di Omega è il Seamaster 300 di James Bond in titanio.
Bene ragazzi, grazie per averci seguito in questo tour al Museo Omega, spero che vi sia piaciuto. Sono sicuro che nella prossima sfida probabilmente Vittorino mi batterà, quindi ci vediamo al prossimo video, probabilmente con lui.